Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi, come vedete, siamo senza microfono a spilla perché metterlo in carica è troppo difficile, a quanto pare. E quindi, finché non si carica, ho il microfono a cono. E oggi faremo tre cose. La prima è un, diciamo così, ripasso, se c'è bisogno, se avete qualche domanda in particolare, su quello che abbiamo visto. Quello che avete visto in video la settimana scorsa. La seconda cosa. La seconda cosa. Non è così. La seconda cosa è. Ciao. La seconda cosa è continuare. È carino perché è andata via la corrente, ma non del tutto, perché le luci, il proiettore è rimasto acceso. È stata lei che è entrata. È tornato il microfono. Allora, stavo dicendo, la seconda cosa è finire di parlare del ciclo di vita e di use effect. Alcuni aspetti un po' più, diciamo così, avanzati, soprattutto per quanto riguarda la post e la put come verbi HTTP, e la terza cosa, in teoria l'ultima mezz'ora di oggi, parleremo dell'esame. Ok? Ma partiamo dall'inizio. Domande sulla fetch e use effect rispetto ai video dell'altra volta, se no facciamo un breve ripasso sugli aspetti principali. Domande per me, non tra di voi? No? È tutto perfettamente chiaro. Allora, verifichiamolo. Allora, quello che vi ho raccontato nel video l'altra volta è stato, per esempio, la fetch, che è un... Cos'è la fetch? La fetch non è una richiesta HTTP. È un API che serve a fare le richieste HTTP, un API standard di HTML5. La fetch torna una promise, giusto? E ha un parametro obbligatorio e uno facoltativo. Quello obbligatorio è la URL, quello facoltativo è le option che possono essere il body, l'header e quant'altro. Ok, poi questa fetch torna una promise che quando viene risolta ci dà sia uno stato, ok o meno, e lo stato ok è vero quando la risposta è nella famiglia 200 per il browser, nonostante il server possa dare anche 304, ma per il browser comunque riceve 200. E se abbiamo un corpo di questa richiesta, possiamo prenderlo con il metodo .json, se il corpo è in formato JSON, che ci converte direttamente il testo da JSON a un oggetto JavaScript, oppure con .text, che ci converte direttamente il risultato dal corpo del pacchetto che arriva in formato testo, in una stringa. E quante volte per ogni richiesta posso usare .json o .text? Una. Quindi una volta che ho consumato il corpo della risposta non posso più utilizzarlo. Devo fare più video perché siete più sul pezzo quando facciamo video che quando sono in aula, a quanto pare. E getAnswer fa la stessa cosa. Poi, l'altra cosa che abbiamo visto è nel server ed è
Course. A cosa ci serve course nel nostro caso? Course nel nostro caso? Sì, course serve per il cross origin perché è parte del nome di course. Ma in pratica? Serve per consentire richieste da determinati volumi. Facciamo parlare a qualcun altro? Connettere l'applicazione React col server Express, perché? Perché il browser si aspetta di default delle richieste dall'URL a cui è stato connettata la porta, all'URL a cui è stato connesso, che di default è quella appunto per l'applicazione React, mentre noi vorremmo che queste richieste vengano fornite dal server invece che su un'altra porta. Sì, perché un'applicazione web di default accetta richieste e risposte dallo stesso dominio, quindi nel nostro caso localhost 5173, e dato che noi usiamo React in modalità sviluppo e quindi abbiamo un server che ci fornisce al browser l'applicazione React finale, quell'applicazione React se fa chiamata HTTP, si aspetta risposte, accetta risposte solo da localhost 5173. Ma noi abbiamo un altro server che è Server Express che gira sulla porta 3001 e quindi queste non sarebbero accettabili. Un modo per risolvere questo problema che abbiamo chiamato dei due server è quello di abilitare course sul Server Express in modo da permettere queste cross origin, queste richieste attraverso le diverse origin, quindi tra localhost 5173 e localhost 3001. Questo stesso meccanismo si applicherebbe anche se noi invece di prendere dati da un server express li prendessimo da un servizio meteo online, per esempio, quindi da www.ilmiometeo.it/api/qualcosa, quindi completamente un altro indirizzo. E come abilitiamo course in Express? Lo installiamo, npm install course, e poi di minimo dobbiamo importarlo, e poi di minimo dobbiamo usare app.use course. In course possiamo passare delle opzioni che ci dicono quale richieste vogliamo accettare da quale indirizzo. Di default accettiamo tutte le richieste da tutti gli indirizzi di questo mondo. Nel nostro caso cosa abbiamo fatto? L'abbiamo limitato a solo localhost 5173. Quindi se noi avessimo qualcun altro che gira su localhost 1234, quelle richieste non sarebbero accettate dal server Express. Quali verbi HTTP accettiamo? Quale richiesta HTTP accettiamo? Concorso? Tutte. Non c'è scritto, quindi default tutte. Si potrebbe anche specificare che accettiamo da localhost 5173 solo le GET, solo le POST, non altre richieste HTTP. Quindi si può limitare e restringere a piacere, sì. Si possono specificare anche il leader da mettere nelle richieste come vincolo? Cioè, per esempio, il tipo di content type che si può richiedere? Sì, si può anche specificare che si accettano solo richieste con un certo content type. Quindi alcuni attributi del leader si possono applicare. E poi abbiamo messo questa option success status, che è, non credo di averlo detto nel video, che è il default code per il success per le richieste di tipo option, quindi per i verbi HTTP option, che nel nostro caso in teoria non serve, perché è un qualcosa per alcuni tipi di browser legacy. Perché di default il success status di option è 204 e alcuni browser non gradiscono il 204 come risposta a una option, e non gradiscono vuol dire che poi non funzionano, e quindi in questo modo lo si setta per tutti a 200, quindi stessa famiglia, sempre successo, e per alcuni browser legacy vuol dire funzionare. Nel caso di l'ultima versione di Chrome si potrebbe anche evitare la riga senza problemi. Ok, e l'ultima cosa che abbiamo visto è stata la use effect, che continuiamo a parlarne oggi.
Cosa ci serve lo use effect in React? Per avere dei side effect dopo che viene renderizzato il componente, dove dei side effect sono? In questo caso recuperare le domande in generale le risorse del server che dobbiamo renderizzare all'interno dei nostri componenti. I side effect in questo caso sono le richieste HTTP, le domande in questo caso. Ma in generale un side effect è? Non hanno conseguenze dirette sull'output del componente. Sì. Bene. Questo perché abbiamo una funzione dentro il use effect, non abbiamo scritto direttamente const question await API bla bla bla. Perché await deve stare dentro una sync e certo. La callback di use effect non è definita come sync. E la callback use effect non può essere definita come async. Quindi, di conseguenza, se vogliamo usare await async, dobbiamo creare un'altra funzione all'interno, oppure possiamo usare then.catch, e a quel punto non await async, non ci serve una funzione. Sì. Ma potremmo definirla anche fuori, e poi sì. Potremmo, infatti lo faremo oggi, a un certo punto la sposteremo, non questa, quella delle risposte la sposteremo fuori. Però sì, è una funzione, la si può definire dove si vuole, poi la si chiama. E questo parametro, che è il parametro più forse importante, particolare delle use effect, cos'è? Dai. Indica quali valori devono cambiare per essere chiamata la funzione use effect. Indica quali valori devono essere chiamati, è l'array delle dipendenze, e in questo caso quali valori sono chiamati? Basta. In questo caso c'è un array vuoto, quindi non è vero che non c'è nessuno, no? C'è un array vuoto, il parametro, e quindi viene renderizzato solo quando si renderizza per la prima volta il componente o ogni volta che il componente viene renderizzato per la prima volta. Altre opzioni per questo parametro? Un valore all'interno, per esempio, più valore all'interno, che vuol dire che viene renderizzato, questo, che viene chiamato questo useEffect? Alla prima volta e quando cambia il valore dello della variabile indicata all'interno, cambia, cosa vuol dire? Che se da 1 diventa 2 o se da 1 diventa 1? Cambia il valore, diventa 1 a 2. Da 1 a 2, quindi se cambia ma il contenuto rimane lo stesso, non viene eseguito. E senza parentesi, cosa succede? Se noi togliessimo le parentesi dell'array, così? Sì. Viene chiamato dopo ogni render, non importa quale valore sia, e in base a quale condizione. Bene. Ok. Ultima domanda. Questa è la lezione dell'altra volta in 5 minuti. In 10. Qui, allora, che cos'è questo? Ricordate a memoria? O lo lanciamo? Questo è il question layout, quindi la pagina che vediamo per la singola domanda con le sue risposte, ok? E question è la domanda che viene recuperata da una props che a sua volta viene recuperata dalla use effect in app. Perché abbiamo question punto di domanda con due casi? Caso in cui question esiste, facciamo vedere la domanda con le risposte. Caso in cui question non esiste, quindi undefined, per esempio, facciamo vedere la domanda selezionata non esiste. Ci sono due casi in cui questo question ci serve. Il primo è quello scritto nel commento. Il secondo? Che però è simile a quello scritto nel commento, no? Il commento dice il controllo su question c'è bisogno per intercettare errori dovuti a URL invalide. Quindi se
question, abbiamo solo una domanda, e scriviamo question slash 2, ovviamente non c'è una domanda 2. Così come se non ne avessimo, scrivessimo question slash 1, siamo sempre nello stesso caso, no? Quindi quando la domanda non è presente. C'è un altro caso. C'è errore di rete, quindi non abbiamo niente, una variabile. Cioè, se è errore di rete, sì, certo, se non lose effect non ci torna per qualche motivo. Fatemelo lanciare. Perché c'è un altro caso che però non vi sta venendo in mente, ma che ci servirà dopo, quindi è bene averlo presente. Allora, fatemelo togliere. Dove questo? Fatemelo togliere. Okay. Allora. Adesso l'ho tolto, no? Quindi non c'è più quel check. Poi devo rimetterlo. Quindi se noi andiamo su localhost 5173 e andiamo nella pagina della singola domanda, ovviamente nel caso in cui tutto funziona, tutto funziona. E se io scrivo question slash 2, in realtà da 2 c'è, se scrivo slash 3, era il caso che gestivamo con quel question punto di domanda, quindi adesso ci dovrebbe dare errore. E infatti ci dà errore. Se io scrivo di nuovo question slash 1, che è la stessa pagina che vedevamo prima, ok? Cosa ci aspettiamo che capiti? Che ci faccia vedere la pagina di prima. Ma ci dà errore. Perché? No, non è questione di re-rendering. Possiamo vedere il codice di nuovo. Il codice non è niente di strano, che ha due componenti. Quello che cambiava prima è che prima c'era questo question punto di domanda, e se question era true renderizzava i due componenti, altrimenti renderizzava la domanda selezionata non esiste. Ma in questo caso la domanda esiste. No, viene eseguita use effect, ma fochino. No, le recupera. Il problema è diverso. Prima passa per parametro question e poi viene. Se noi andiamo a vedere cosa ci dice questo errore, dove è finito? Questo errore ci dice che non posso leggere id di undefined alla riga non quella. Alla riga 83. La riga 83 è in realtà dentro il componente question description da qualche parte qui, che è props.question.id, quindi ha a che fare con quel question. Quindi questo question è undefined e noi non ce ne accorgevamo perché scrivamo question punto di domanda, e quindi se era undefined semplicemente non renderizzavamo la pagina. Perché questo question è undefined? Allora, innanzitutto, da dove arriva questo question? Che poi è questo qui. Che poi è questo question. Da dove arriva? Da una props. Da una props, lo calcoliamo noi, ma praticamente arriva dalla props delle questions. Questa props da dove arriva?
Da dove arriva? Da app. Ok. E quando viene inizializzata come stato e viene riempita dalla use effect. Perché è undefined? Perché è vuota questa questions? Questa questions, per via di quell'errore, è vuota. Per cui, quando cerca di recuperare la domanda numero 1 di un array vuoto, ti dice undefined. Perché non c'è, è un array vuoto. Se noi torniamo qui e schiacciamo sul link, che è lo stesso di prima, question/1, invece funziona. Quindi, se invece facciamo refresh, no. Però può essere perché non si aggiorna, cioè, viene aggiornato lo stato tramite il link, ma non si aggiorna il user effect quando noi cambiamo il refreshiamo BT, quindi BT non lo legge più. Perché lì c'è un get params tutto questo BT, e la user effect. Redillo? Refreshando quello user effect non legge più l'ID e quindi perché refresha solo non la parte di app.js ma no, refresha tutto perché in realtà in app.js quello che facciamo è dire c'è un elemento contenitore che è l'header che ha dentro l'outlet e poi chiamo la route corretta, no? Che in questo caso è questa qui di question layout, quindi dalla app ci passa perché sennò non anche, quando viene... sì, anche quando viene fatto refresh, se no non avremo la navbar negli altri casi, in questo caso non si vede perché c'è un errore prima, ma non avremo la navbar e non verrebbe chiamata la route corretta, invece viene chiamata la route corretta perché l'errore è proprio nel componente di quella route, non è in un altro componente, quindi fin qui ci passa. È un problema di è un problema di tempistiche. La use effect viene fatto dopo il primo rendering. Quindi cosa succede? Succede che al primo rendering questions è vuoto. Perché l'abbiamo inizializzato vuoto. La use effect non viene eseguita perché siamo in fase di rendering. La route viene chiamata e React prova a renderizzare la pagina. Ma quando arriva qui, questo question è undefined e lui va avanti e qui passa un qualcosa di undefined e dopo cerchiamo di fare undefined.id e dato che la proprietà id non esiste dentro un oggetto undefined, l'applicazione dà errore e si interrompe. Se non dasse errore, verrebbe eseguita la use effect e verrebbe rirenderizzato il tutto, perché cambia lo stato di questions. Ma dato che è d'errore, non viene eseguita la use effect. Quindi è un problema di tempistiche. Ora, noi ce ne accorgiamo in questo caso perché cerchiamo di fare punti di su un undefined. Se non ci fosse niente di tutto ciò, probabilmente non ce ne accorgeremmo. Se invece di avere la domanda avessimo solo le risposte, non ce ne accorgeremmo, perché l'ID della domanda la prendiamo dalla URL e le risposte le chiediamo separatamente, però dato che c'è il testo della domanda, c'è l'ID della domanda, eccetera, questo lo vediamo. E allora, questo cosa ci... cosa ci serve? Ci serve, sì, quando la URL, l'ID della domanda non è corretta, perché quel question sarà undefined, ma quindi un feedback alla persona che scrive una URL sbagliata, o un link sbagliato, ma anche ci permette di intercettare il primo rendering, che, essendo questa una props arrivando da app ed essendo riempita da use effect, non, il primo rendering non darebbe errore, dando errore React si stoppa.
non prosegue con l'esecuzione. Quindi questo è un punto di domanda, ci serve a gestire entrambi i casi. Finché navighiamo nell'app non succede niente, perché abbiamo già fatto le use effect nella pagina precedente, ma quando usiamo direttamente la URL, semplicemente l'ordine ha un impatto. E quindi questo question ci serve a distinguere tra il primo caso e il secondo caso. Poi noi non vediamo the selected question does not exist perché il server è veloce a rispondere. Se il server ci mettesse 5 secondi a rispondere, noi quello che vedremmo anche in questo caso è, prima di tutto, la risposta selezionata non esiste e dopodiché vedremmo la pagina con la domanda e le sue risposte. Poi, dato che il server è veloce, questo non capita. Questo question è in un certo senso come se fosse un sto caricando, che di nuovo nel nostro caso è estremamente veloce, quindi non ci accorgiamo del caricamento. Ok? Domande? E vedete che, adesso proviamo con quello a posto, e se andiamo qui continua a funzionare, se facciamo refresh continua a funzionare. Se noi rallentassimo il server, come vi dicevo, vedremmo la domanda non esiste e poi subito dopo vedremmo la pagina che si ricarica appena la use effect finisce il suo lavoro con il contenuto effettivo. Ok? Questo di nuovo è un dettaglio, ma è dovuto al fatto di come la use effect funziona, quindi che viene chiamata dopo il rendering e non durante o prima. E in questo caso è un caso evidente in cui questo essere chiamato dopo ha conseguenze sull'esecuzione dell'applicazione. Ok, chiaro fin qui? Sì, no, forse. Sì. Ok, allora, passiamo alla seconda cosa. Torniamo al... continuiamo a parlare di use effect. Dunque, l'altra volta ci siamo più o meno fermati qui. Questo esempio è un esempio di uso di use effect, molto simile in realtà a quello che abbiamo già fatto. Però dato che dopo viene usato questo esempio, diamogli un'occhiata. Cosa fa questo esempio? Cosa fa? Prende un testo e lo specchia, diciamo così, verso il basso. Sì, e questo è l'effetto finale. Passo passo cosa fa? Crea un componente che si chiama text flipper, poi ritorna un div con dentro un input type che ha un valore che è testo, che è uno stato, e ha un onChange, e poi sotto mostra lo stato flipped. L'onChange, quando c'è un evento, prende il valore passato nel campo di input e imposta il testo con quel valore, in ordine. Dopodiché, finito il rendering, viene chiamato useEffect, che fa una chiamata a una fetch di flip, punto di domanda, text, uguale il testo che abbiamo inserito nel campo, ritorna una risposta in JSON che viene parsificata e viene impostato questo stato set flipped come testo di questa risposta. E questa use effect viene chiamata al primo rendering e ogni volta che il valore text cambia. Quindi ogni volta che premiamo un carattere sulla tastiera. Perché dato che non c'è un bottone di submit, messo un long change
dato che text cambia sull'onChange, vuol dire che ogni volta che scriviamo una lettera, tutto questo capita. Quindi ogni volta che scriviamo, se scrivessimo hello world, verrebbe chiamato per l'H, poi per la I, poi per l'L, poi per l'L, eccetera. Quindi se scriviamo 10 caratteri, verrebbe chiamato 10 volte. Ok? E poi dall'altra parte c'è il server express che semplicemente risponde a questa richiesta passando un JSON col testo invertito. Quindi questo qua. Ok? Ora, cosa succede se quel server fosse lento? Se ci mettesse di nuovo 5 secondi a dare una risposta? Per qualunque motivo, adesso in questo caso del flipped, 5 secondi per restituire una lettera invertita è veramente tanto, ma immaginiamo di chiedere 100.000 risposte o un elenco di 10.000 film da renderizzare, il server ci può mettere un po' per restituire 10.000 film o 10.000 risposte. Allora, una cosa che possiamo fare per gestire le risposte lente, e una è quel question, punto di domanda che abbiamo visto prima, che gestisce, nel senso che evita l'errore. Un'altra cosa che possiamo fare per gestire le risposte lente, da un punto di vista informativo per la persona che utilizza il sito, è quella di utilizzare uno stato aggiuntivo, che può essere uno stato waiting, che può essere uno stato loading, eccetera, e impostarlo in maniera corretta nel momento in cui stiamo aspettando una risposta. Questo è lo stesso esempio di prima, con questo stato waiting in più. Cosa cambia? Cambia che, di default, il flipped, quindi questo che appare qua sotto, ha, se questo stato waiting è true, che è il default inizializzato, mostra un orologio. Quindi, inizialmente, dato che waiting è true, mostra un orologio, perché sta aspettando il caricamento. Il programma poi esegue come prima, ma quello che cambia è che quando la risposta viene ricevuta e lo stato viene aggiornato, a quel punto viene anche aggiornato lo stato di waiting a false. Lo stato di waiting a false è uno stato e quindi genera un re-rendering del componente e a quel punto l'orologio sparisce e viene mostrato invece il contenuto della risposta. Quindi questo non ci serve tanto per intercettare errori, come nel caso precedente, ma ci serve per comunicare alla persona che sta tutto funzionando, è solo lento. Onde evitare che la persona faccia refresh o continui a scrivere, perché non migliorerebbe la situazione, ma semplicemente renderebbe tutto ancora più lento. Quindi questo è un modo per gestire risposte lente da parte di un server. Dato che il server nel nostro caso starà sul nostro stesso computer, ma in un contesto reale non è detto, probabilmente no, o sicuramente no, il server non starà sullo stesso computer dove gira il browser, e quindi questo è un modo abbastanza standard in React di gestire le risposte lente, con uno stato aggiuntivo, waiting, loading, eccetera, che ritroveremo anche dopo, per fare queste operazioni. La side effect ha anche un'altra proprietà che noi non abbiamo usato e non useremo, però può essere utile nei casi in cui la side effect è particolare, per esempio se dobbiamo chiudere un socket oppure cancellare un timer, quindi un qualcosa che funziona indipendentemente dalla singola richiesta HTTP, per esempio. Ed è una proprietà di cleanup. Quindi se la side effect ritorna una funzione, quindi fa le sue cose, poi a un certo punto fa anche il return di una funzione, il side effect considera quella funzione come una funzione di pulizia, una funzione di cleanup, che funziona in questo modo. Dopo il rendering iniziale viene chiamato l'use effect normale e il cleanup non viene chiamato, questa funzione che viene ritornata e che viene interpretata come funzione di cleanup non viene chiamata, a un rendering successivo, prima di invocare il prossimo
useEffect, prima di eseguire il prossimo useEffect, viene prima di tutto chiamata questa funzione di cleanup e poi viene eseguito il contenuto normale dello useEffect. Sì. Quindi praticamente funziona al contrario, dalla seconda volta in poi. Dalla seconda volta in poi. Sì, perché la prima volta non è niente da pulire in quanto non c'è un'esecuzione precedente. La seconda volta fa la pulizia dell'esecuzione precedente. Prima chiama la funzione ritornata e poi esegue il corpo della Sì, prima chiama la funzione ritornata e poi esegue la useEffect normalmente. E questo viene anche fatto quando si fa l'unmounting del componente, quindi quando il componente viene tolto dal virtual DOM, perché si è cambiata pagina, per esempio. Questa è una cosa che noi non useremo in queste settimane, però perché non usiamo socket o quant'altro, però può essere utile se la useEffect in realtà non è una chiamata HTTP, che quindi finisce a un certo punto, ma è un qualcosa di più a lungo termine. E quindi vogliamo, per esempio, interrompere questo qualcosa più a lungo termine prima di fare altre operazioni. La documentazione di React poi ci racconta due casi particolari, ce ne racconta più di due, ma questi due sono i principali, in cui non abbiamo bisogno di usare useEffect, anche se concettualmente potremmo. Soprattutto il secondo, anche concettualmente potremmo. Quindi due casi comuni in cui la documentazione di React ci dice non avete bisogno di useEffect, non mettete queste cose in uno useEffect. Il primo è quando abbiamo bisogno di trasformare dei dati che per esempio abbiamo ricevuto da un server, ma non necessariamente, per il rendering. Per esempio, se vogliamo filtrare una lista, fare delle operazioni su una lista, alfabetica, ordinarla, filtrarla per togliere elementi, eccetera, prima di mostrarla, possiamo trasformare tutti i dati al livello alto del componente senza metterlo in useEffect. Quindi abbiamo una lista con 100 cose, vogliamo filtrare le prime 10, lo facciamo al di fuori di un useEffect e poi il componente riceverà quelle 10 cose da visualizzare. Ora, questa è un'operazione, il filtrare 10 cose su 100, che è in certo senso un side effect, perché non impatta direttamente l'output del componente, questo filtraggio da 100 a 10. Però, dato che è un'operazione minimale, React stesso, la documentazione di React stessa ci dice non mettetelo in useEffect, fatelo. L'altro caso, che ci semplifica un po' il codice, soprattutto, è quello di gestire gli eventi che dipendono dagli utenti dell'applicazione web. Allora, anche in questo caso, gli utenti generati da un'applicazione web, non da un utente di un'applicazione web, non vanno inseriti dentro una useEffect, ma vanno gestiti direttamente nell'event handler. Allora, questi, cosa sono gli eventi generati dall'utente? Facciamo un esempio. Il submit di un form. O il click su un bottone. Quelli sono eventi generati da una persona che non sono predicibili e impattano o meno il rendering di qualcosa, ma sono tipicamente un side effect. Se fosse un submit di un form, cosa farebbe in pratica questo submit? Invierebbe una richiesta HTTP, quindi in maniera analoga alla get all question, farebbe una richiesta HTTP di tipo post per fare delle operazioni, quindi è un side effect. Però in questo caso la documentazione di React ci dice non state a impazzire, diciamo, nel mettere questo in un useEffect, ma fatelo direttamente nell'handler, in quanto comunque un caso autocontenuto. Quindi questi sono due casi particolari, diciamo così, soprattutto il secondo, in cui la documentazione ci dice non usate useEffect, ma fatelo direttamente dove lo fareste normalmente. E ci semplifica, soprattutto il secondo, parecchio anche il codice e la logica. Perché noi avremmo comunque qualcosa per gestire l'evento e in più dovremmo tenere anche un useEffect e sincronizzare i due.
non dovendo sincronizzare, ovviamente ci semplifica le cose. E la documentazione di React ci dice di usare gli effetti quando vogliamo sincronizzarci con sistemi esterni, quindi per esempio il nostro getAnswer, getQuestions, getMovies, eccetera. E poi ci sono ulteriori esempi nella documentazione di React, ma questi sono i due casi più comuni che capitano, e soprattutto il secondo c'è molto utile in questo momento. E, sommario dei quattro casi in cui possiamo usare useEffect. Array delle dipendenze vuoto viene chiamato quando il componente viene montato, senza array delle dipendenze ogni rendering, come abbiamo detto, dipendenze se uno, almeno uno dei valori in quell'array cambia, e con la funzione di cleanup se volessimo pulire l'operazione precedente, diciamo, dello useEffect. Ci sono poi altre tre, in particolare hook, che gestiscono il ciclo di vita, che non vedremo nel corso e quindi non sono richiesti, che sono queste tre: use layout effect, use memo e use callback, che hanno senso usare in casi particolari, non in generale. L'ultima riga dice non raccomandate in generale, nel senso che in generale non ha senso usarli, ma ha senso usarli in casi specifici, non sono raccomandati in casi specifici. E use layout effect è simile a use effect, ha anche un nome simile, c'è solo layout in mezzo, che è un qualcosa che viene chiamato in maniera sincrona dopo che tutte le modifiche al DOM vero della pagina, vengono eseguite. Quindi se vogliamo fare delle operazioni dopo che il DOM è stato eseguito, in maniera sincrona, si può usare use layout effect e si scrive in maniera simile alla use effect e un hook. Use memo ritorna un valore memoized. Memoized vuol dire la memoization, che non so come si dica in italiano, memoizzazione, non credo che suoni bene, è una tecnica di ottimizzazione simile alla cache. Quindi è come se fosse ritorno un valore in cache. Quindi inserisce un valore in una cache che poi viene ritornato alla lettura successiva. E use callback è la stessa cosa di use memo, ma invece di un valore ritorna una funzione di callback in cache, tenuta in cache. Quindi ci sono casi particolari in cui questi possono essere utilizzati. Anche questi ovviamente funzionano nella commit phase, non nella fase di rendering, quindi dopo che il rendering è stato effettuato. E noi, io ve li cito, ma come vi dicevo, non li vedremo e non ve li chiederemo durante il corso, in quanto sono casi particolari che non copriremo. Sì. Ma quando si usano, giusto per curiosità, use memo e use callback, anche da, che ne so, se abbiamo un componente di React che non importa nulla, per esempio, è una callback definita in un altro componente, al posto di passarla la posso prendere con use callback dalla cache? Cioè, questo è il meccanismo? È simile a quello il meccanismo, sì. Quindi se tu hai già un qualcosa che hai precalcolato in precedenza e vuoi riutilizzarlo in un certo senso, lo puoi prendere da queste due funzioni, sì. Da queste due hook. Che poi hanno vari casi simili a, ovviamente, use state e use effect. Ok, e questo chiude la parte, diciamo così, teorica su use effect. Vediamo in pratica alcuni casi particolari sul chiamare API. E questo l'abbiamo già visto l'altra volta, ed è la raccomandazione che abbiamo dato nel corso, di tenere i metodi di fetch in un modulo separato come api.js per poi poterli chiamare. Prima di questo fatemi fare una distinzione tra due tipi di stati che possono esistere in un'applicazione. E il primo è quello, perché li ritroveremo dopo, il primo è l'application state e il secondo è il presentation state. L'application state è quello che recuperiamo, è lo stato dell'applicazione che recuperiamo tipicamente dal backend, l'elenco delle domande, l'elenco delle risposte, l'elenco dei film, eccetera. E quando lo andiamo a modificare dovrebbe aggiornare il backend, ovviamente. E questo application state dovrebbe anche periodicamente, in qualche modo,
controllare se ci sono degli aggiornamenti. Qualcuno ha cancellato una domanda, aggiunto una domanda, aggiunto una risposta, perché io nella mia applicazione web nel browser vorrei saperlo e visualizzare sempre l'elenco aggiornato di domande e risposte. Perché questa è un'applicazione web. Ricordiamoci, c'è un server, ma ci possono essere N client, ognuno dei quali può fare cose diverse. E noi vorremmo idealmente che ogni client avesse sempre lo stato aggiornato. Quindi se il client 1 aggiunge una domanda o aggiunge una risposta, noi vorremmo anche che il client 5 a un certo punto lo sapesse, vedesse questa aggiunta. E quindi dovrebbe periodicamente controllare per aggiornamenti, e questo stato di applicazioni è gestito in un certo senso globalmente accessibile da vari componenti. Pensiamo alle nostre domande e risposte. Sono accessibili da più componenti, sono in app le domande e le propaghiamo in vari componenti. E poi abbiamo un presentation state che non è memorizzato nel backend ma solo in React. Non c'è bisogno che questo stato persista, è tipicamente uno stato che vive e muore all'interno del componente che lo controlla. Quindi è uno stato più classico di React, che viene implementato con use state. E per esempio il set waiting che abbiamo visto prima, il waiting di prima e il loading di prima sono stati di presentazione, perché hanno a che fare solo con la presentazione delle informazioni. Prima di aggiungere le route avevamo degli stati che ci dicevano nascondi il form, mostra il form, eccetera. Quelli sono tutti stati di presentazione. Quindi abbiamo questi due tipi di stati in un'applicazione. Uno che ha a che fare più con i dati, in un certo senso, che è quello dell'applicazione, e uno che ha a che fare più con la presentazione, che non ha bisogno di essere invece reso persistente. Vabbè, l'architettura concettuale l'abbiamo già vista diverse volte, e React chiama l'interazione tra l'aggiornamento di questi stati, specificatamente l'application state, come data trazione e data trazione. La data trazione di un application state significa prenderlo dalle API HTTP. Quindi quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, che abbiamo visto prima, fare una get per prendere tutte le domande, è quello che React chiama redatrare lo stato. Perché prendiamo del nuovo contenuto potenzialmente e lo inseriamo nell'applicazione. Questa redatazione deve avvenire quando si crea l'applicazione React, quindi al primo rendering, che dato che deve venire al primo rendering, il modo migliore per farlo è attraverso useEffect con array delle dipendenze presente ma vuoto. La redatazione di conseguenza dovrebbe anche avvenire quando vogliamo fare un refresh dello stato. Quando lo stato è potenzialmente cambiato nel backend e vogliamo aggiornare l'application state di React. La deidratazione è l'opposto in un certo senso. La deidratazione è quando vogliamo estrarre l'application state da React e inviarlo, in un certo senso, al backend. E questa deidratazione può avvenire diverse volte durante l'esecuzione di un'applicazione React. Vediamoli con un esempio. Redatazione amount time, molto molto simile a quello che abbiamo visto finora. Come lo facciamo? Lo facciamo con un useEffect, con array di dipendenze presente ma vuoto, perché vogliamo prendere le informazioni al primo rendering, al primo caricamento dell'applicazione, e usiamo lo stesso meccanismo o un meccanismo simile a quello che abbiamo visto prima per gestire le risposte lente, perché potrebbe richiedere del tempo e il componente potrebbe renderizzarsi vuoto inizialmente. Quindi set loading, set waiting o qualcosa tipo il nostro question punto di domanda che abbiamo visto prima. Qualcosa per gestire lo stato iniziale. Se è veloce ci basta un question, se dobbiamo anche comunicare che è lento ci serve un qualcosa che ci permetta di comunicare
alla persona che usa l'applicazione web che ci sta lavorando, ma il risultato non è ancora pronto. Redatare per rinfrescare lo stato. Questo è un pochino più particolare, perché questa redatazione dovrebbe avvenire appena si sa che qualcosa è cambiato nel server. E come facciamo a sapere da un browser che qualcosa è cambiato nel server? Con una notifica push. Con la HTTP persistente si possono aprire delle connessioni e tenere aperte. Sì, ci sono diversi modi, tra cui una connessione persistente che tenga in contatto, ma con HTTP normale, diciamo, quello che abbiamo visto finora, possiamo farlo? Bisognerebbe chiedere ogni volta. Non possiamo farlo, no? Non possiamo sapere quando qualcosa è cambiato nel server. Non abbiamo un modo in HTTP normale di sapere quando il server ha avuto una modifica, perché non è come funziona HTTP. HTTP è request response e la richiesta parte dal browser, non dal server. Quindi questo è un pochino più particolare e ovviamente ha a che fare anche col problema degli N client che vi dicevo prima. Dato che stiamo creando un'applicazione web che potrebbe anche essere aperta su molteplici browser contemporaneamente, e queste applicazioni leggono le informazioni da un unico server API, cosa succede se il browser 3, questo qui, aggiorna qualcosa, cancella un film, cancella una domanda, aggiunge una risposta, eccetera. Le altre applicazioni come fanno a saperlo? Di default non lo sanno. Questo di nuovo perché HTTP funziona in maniera richiesta-risposta. Allora, la vera soluzione è simile o è quella che diceva il vostro collega? Il server a un certo punto comunica i cambiamenti ai vari client che ha a disposizione e, in qualche modo, e questo modo può essere una richiesta, una connessione persistente, può essere un WebSocket, può essere un meccanismo di publisher subscriber, quindi un tipo di protocollo diverso da request response. E questa sarebbe la soluzione vera che non affrontiamo qui. E poi c'è la soluzione che abbiamo chiamato meglio di niente, che è quella che non è una vera soluzione, è solo un modo per minimizzare il problema, ed è quella che si può fare usando HTTP standard, che è quella che l'applicazione web chiede aggiornamenti il più frequentemente possibile. Dove il più frequentemente possibile può voler dire quando si carica una nuova pagina. Quindi quando carico una nuova pagina chiedo tutte le informazioni che mi servono, anche se potrei già averle per sicurezza. Le chiedo. Quando aggiorno o cancello qualcosa, aggiungo un film, aggiungo una risposta, ridammi tutte le risposte. Così se anche qualcun altro ha aggiunto, modificato altre operazioni, ho lo stato dell'applicazione aggiornato. Oppure potrei farlo, ma questo diciamo non è veramente una buona idea, periodicamente, quindi a modo di polling, ogni secondo dammi l'aggiornamento. Di nuovo, questa non è una soluzione, un modo per minimizzare il problema. Noi quello che faremo è in parte il primo punto, e già in certo senso lo facciamo con lo use effect, ma sicuramente il secondo. Cioè dopo che andiamo ad aggiornare o cancellare qualcosa, chiederemo indietro l'elenco di tutte le domande, risposte, film, eccetera, in modo da avere in quel momento lo stato il più aggiornato possibile. Sì. Però se un client non fa mai modifiche al contenuto del database, in questo modo non avrà mai il contenuto effettivamente aggiornato. Sì, se un client non fa mai modifiche, nessuno mai fa mai refresh, non avrà mai il contenuto aggiornato. Quindi questo risolve il problema a noi che abbiamo un client solo, ma non se ne avessimo mai. Questo minimizza il problema, non lo risolve, anche se tu ne avessi più di uno. Se fossero client in certo senso attivi,
no? Nel senso, dove le persone stanno facendo delle operazioni. Se stai solo leggendo, non ti accorgi se ci sono, per esempio, nel nostro caso, le domande e risposte, non ti accorgi se c'è una nuova risposta, se stai solo leggendo. Uno che legge e scrive, tutti gli altri che leggono... Quelli che leggono non si accorgerebbero della modifica. Quello sì. Finché non fanno refresh della pagina o finché non cambiano pagina, che è anche un'operazione che capita tutto sommato frequentemente, no? Il cambiare pagina, a meno che tu non hai un documento lunghissimo. Di nuovo, questa non è una soluzione, un modo per minimizzarla. La soluzione sono connessioni HTTP persistenti, socket, meccanismi diversi, protocolli diversi da HTTP. Ecco, prima di guardare più in dettaglio questa parte di richiesta, aggiunta, modifica, eccetera, fatemi fare una parentesi su loop infiniti e use effect, perché ci sono due casi particolari in cui può capitare che generiate un loop infinito, dove loop infinito vuol dire che fate infinite richieste al server di un certo tipo, e due casi significativi sono quando l'array delle dipendenze è mancante, quindi quando proprio non c'è l'array, non che è vuoto, è proprio mancante, ma non dovrebbe, oppure quando nell'array delle dipendenze si usa un oggetto o un array. Quindi dentro l'array delle dipendenze c'è un oggetto JavaScript o un array JavaScript. Vediamo due casi. Cosa fa questa applicazione? Cosa fa questo componente? Partiamo dal return. Cosa c'è nel return? C'è un input che ha un valore che è uno stato, che ha un valore che è uno stato, che quando cambia, quindi quando inserisco del testo, viene impostato il valore a quello che ho inserito, e poi c'è un count che conta quanti cambiamenti ho fatto. Quindi se ho inserito 5 caratteri mi verrà scritto 5. Dove lo conta? Lo conta con un use effect. Non ci sono dipendenze. E questo conta parte da meno 1. Cosa è sbagliato qui? Non ci sono dipendenze. Ma perché il fatto che non ci siano dipendenze è un problema? Ogni volta che aggiorno count, richiama, rirenderizza il tutto, perché count è uno stato, e dato che rirenderizzo tutto in una dipendenza, richiamo useEffect. Quindi questo count, appena scrivo A come input, questo setCount dentro useEffect verrà chiamato per sempre, perché count è uno stato, e quindi viene rirenderizzato il componente, e viene richiamato useEffect, e vengo fatto count più 1, e count è cambiato un'altra volta, e va davanti all'infinito. Quindi in questo caso la dipendenza è mancante, ed è anche un errore concettuale, perché, scusate, count, da questo useEffect, da cosa dovrebbe dipendere? Che dipendenza dovremmo avere qui? Da value, perché noi vogliamo aggiornare il conto ogni volta che value cambia. Quindi la dipendenza da inserire lì è value e non count, anche se dentro useEffect andiamo a modificare count. Quindi questo è anche un errore concettuale. Con la dipendenza impostata correttamente, questo non capita all'infinito. Quindi, se stiamo facendo un useEffect che dipende da uno stato, che sia lo stesso stato che viene cambiato o un altro, e non l'abbiamo come dipendenza, probabilmente dobbiamo riflettere un attimo e inserirla. Oggetti come dipendenze. Questo è un caso simile ma non uguale a prima. Cosa fa questo componente? Cosa succede in questo componente? Una volta che si inserisce un valore viene messo in coda al vettore. Che vettore? Non è un vettore, no,
Non è un vettore. Ogni volta che è simile a prima, solo che invece di avere due stati ne abbiamo uno solo, che è un oggetto, che ha due elementi, uno è valore e uno è il count di prima. E ogni volta che si inserisce un valore, si, come prima, si va sull'onChange a cambiare il valore, qui, e poi nello useEffect si va a mettere countSecret più 1 se il valore è secret, quindi se il valore corrisponde a secret. E c'è una dipendenza con l'oggetto secret. Quindi quando cambia l'oggetto secret, cambia anche il... viene triggerato l'useEffect. Questo genera un loop infinito. Perché? Perché c'è il... viene sensato count secrets dentro l'useEffect, quindi quel cambio di nuovo secret viene triggerato. No, non necessariamente, perché lo viene fatto solo quando secret value è uguale a secret. Ah, ok. Non è lo stesso identico problema di prima, ma ha a che fare col fatto che secret è un oggetto. Cosa facciamo qui? Cosa stiamo facendo qui? Cosa fa questo useState? Modifica lo stato o lo crea uno nuovo? Crea un nuovo oggetto. Quindi tutte le volte che viene chiamato, secret sarà un nuovo oggetto. Quindi sarà ovviamente diverso da prima. Anche se il contenuto non è cambiato, sarà un nuovo oggetto, e dato che è un nuovo oggetto, lo useEffect viene chiamato un'altra volta. Quindi, il problema è che secret è una dipendenza, setSecret incrementa il counter, ma anche crea un nuovo oggetto, e l'intero secret è ora a questo punto un nuovo oggetto, la dipendenza è cambiata, e a quel punto useEffect viene invocata di nuovo. E ogni volta che viene invocata si crea un nuovo oggetto secret, eccetera. Però questo non solo se si crea un oggetto, ma anche se fosse un valore che il cui stato viene modificato all'interno di effetti. Se fosse un valore tipo una stringa, sì. Si crea una nuova stringa, però una nuova stringa, come dire, JavaScript è più furbo con i tipi primitivi, per cui una nuova stringa, quello che cambia in una stringa è davvero il contenuto. Quindi in quel punto JavaScript è capace di dire ok, la stringa ha ciao, non importa se è una nuova stringa è una nuova stringa ma ha ciao di nuovo dentro, perché riesco a fare l'equivalenza tra ciao e ciao. Un oggetto non è un tipo primitivo e quindi questa cosa non funziona. Quindi anche se il contenuto dell'oggetto fosse lo stesso, JavaScript lo vede come un oggetto completamente diverso e quindi dice ah, questo è un altro oggetto. Cambia il contenuto, se invece un oggetto cambia proprio... Sì, praticamente sì. Variabile. Cambia proprio l'oggetto. Sì, 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 il valore... È come se venisse distrutto l'oggetto e ricreato. In memoria proprio. Questo problema c'è perché cambia di puntatore gli oggetti? Sì. Proprio, sì. Sì, sì, questo problema c'è perché cambia di puntatore gli oggetti, perché non è... I tipi primitivi non hanno puntatori, non in memoria, sono tipi primitivi. Come si risolve questo? Non usando oggetti, ma usando un tipo primitivo. Quindi in questo caso, di nuovo, il cambiamento di secret dipende da quale valore all'interno dell'oggetto, da value. Quindi dato che value è una stringa, basta scrivere secret.value. E lo stesso tipo di problema lo abbiamo con gli array, perché sono oggetti. Quindi nell'array delle dipendenze non possiamo usare un array come dipendenza pura per evitare quel problema. E quindi o usiamo un array di dipendenze vuote o abbiamo uno stato addizionale che dipenderà poi da un qualche cambiamento, da un qualche valore dentro l'array, oppure possiamo usare un attributo di quell'array, la lunghezza per esempio. Quindi se l'array cambia di lunghezza, allora a quel punto c'è una variazione, lo useState e lo useEffect può essere richiamato. Sì. Però all'interno delle dipendenze potremmo inserire un oggetto che però non viene modificato all'interno degli useEffect, ma in un altro tempo.
Sì, e quello useEffect verrebbe chiamato quando quel valore della dipendenza viene modificata dal resto del componente. Come nel caso di value di prima. Sì. No? Qui value non è usato dentro useEffect. Viene modificata fuori useEffect. Però useEffect viene chiamato al variare di value. Quindi se ad esempio avessimo due input diversi e che hanno come valore due campi di uno stesso oggetto, potremmo passare quell'oggetto, anche se non avrebbe molto senso, sarebbe meglio passare due valori singoli, però potremmo passare quell'oggetto alla rete dipendenza. Al netto che non deve essere l'oggetto direttamente, se no fa questo problema, e al netto di che cosa siano questi due oggetti, questi due input separati, potrebbe anche essere, sì. Che in questo caso qua, uno stato addizionale per triggerare lo useEffect. In questo caso è un qualcosa addizionale, questi due input separati che dicevi in questo esempio. Okay? Ovviamente se c'è una connessione logica tra quello che deve fare lo useEffect e il valore che sta cambiando, è più facile evitare errori e ricordarsi perché sono state fatte queste cose. Quindi, prestare attenzione quando c'è una dipendenza concettuale con un array, averlo presente nell'array delle dipendenze, evitare di usare oggetti direttamente, ma usare tipi primitivi, ed evitare di usare array per lo stesso motivo degli oggetti. Deidratazione. Deidratazione vuol dire che, per esempio, facciamo click di un bottone, come in questo caso, e vogliamo aggiungere un elemento. Questa aggiunta di un elemento fa una fetch di tipo post a un qualcosa, e in questo add item che anche aggiorna la lista. Ok? Questo è il metodo, qua non c'è nessuna useEffect e quant'altro. E cosa capita in questo caso? Capita che ci sono due aggiornamenti che funzionano in parallelo. C'è l'aggiornamento della lista, dello stato interno, e c'è l'aggiornamento del server. Giusto? Io aggiungo un elemento, lo aggiungo nella lista che ho nella pagina e lo aggiungo al server in parallelo. E questo possiamo chiamarlo un aggiornamento di stato ottimista, nel senso che assume che tutto vada bene. Perché io aggiungo l'elemento 5, lo aggiungo alla lista, quindi mi comparirà nella pagina, e chiedo al server di aggiungere 5. Ma cosa succede se il server per qualche motivo non può aggiungere 5? Che io nella mia pagina lo vedrò aggiunto con successo, ma non è stato aggiunto con successo. E quindi qualunque operazione andrò a fare su questo elemento aggiunto, modifica, cancellazione, eccetera, appena andrà al server darà errore, perché quell'elemento non c'è nel server. Quindi questo è l'aggiornamento di stato ottimista. Incrociamo le dita che tutto vada bene. Magari no. Alternative. Facciamo prima la richiesta al server e poi, se la risposta è positiva, aggiorniamo lo stato interno che quindi re-renderizza il componente. Quindi io faccio una richiesta al server, aggiungi 5, se 5 viene aggiunto, a quel punto aggiorno, solo a quel punto, dopo che ho ricevuto la risposta dal server, aggiorno la pagina. Se 5 non viene aggiunto, visualizzerò l'errore, o comunque non aggiorno la lista nella pagina. Questo è meglio di prima, perché lo stato è aggiornato solo dopo aver controllato che la richiesta è sul server, che nel nostro caso è la fonte vera dello stato, in quanto potremmo avere più client e un unico server, quindi la fonte di informazioni, la ground truth, è su server. Questo è meglio, perché l'aggiornamento dell'applicazione viene fatto solo se quello nello stato viene fatto bene. C'è un problema. Il problema è che l'utente della nostra applicazione non vedrà l'elemento aggiunto per un po' di tempo. Se il server ci mette 5 secondi a rispondere, per 5 secondi io ho aggiunto 5 in una lista, ho aggiunto una risposta in una lista, ho premuto add nel form, il form sparisce, mi appare la lista delle risposte e la mia risposta non c'è. Non c'è per 5 secondi, perché sto aspettando che il server mi risponda. Ora, qual è il comportamento tipico di una persona quando succede una cosa del genere in un sito web?
faccio refresh, oppure provo ad aggiungerlo un'altra volta, perché penso che qualcosa non sia funzionato, perché non c'è comunicazione per la persona. Ora, se faccio refresh, probabilmente è inutile, ma a un certo punto avrò la risposta, e se provo a riaggiungerlo, avrò due volte la stessa risposta aggiunta a un certo punto. Quindi, come lo minimizziamo questo errore? Facendo una deidratazione e anche una reidratazione. Cioè, aggiorniamo lo stato in parallelo così che l'utente possa vedere che l'operazione è stata completata. Ho preso in carico la tua richiesta di aggiunta elemento. Ma evidenziando in qualche modo l'elemento appena aggiunto come temporaneo, usando un diverso colore di background, usando un'etichetta, utilizzando qualcosa che mi dica ricevuto, ma ci sto pensando un attimo. E a quel punto, quando il server mi risponderà dicendo tutto funzionato oppure no, non è stato possibile aggiungere, farò il refresh della lista, per esempio, di risposte, in modo da presentare la versione finale. E qui c'è un esempio. Quindi facciamo un aggiornamento in parallelo, ma per esempio indicando come temporaneo l'elemento che abbiamo aggiunto, e poi appena il server risponde, comunque richiediamo l'elenco di tutte le risposte o di tutti gli elementi in modo da avere la lista aggiornata. E questa richiesta di tutti gli elementi ci risolve anche il problema degli n client che dicevamo prima, ci minimizza il problema degli n client, perché se nel frattempo ci sono state altre aggiunte, modifiche, cancellazioni, in quel punto recuperiamo tutte le informazioni che ci servono. Quindi questo ci permette di comunicare alla persona che ci stiamo pensando, stiamo facendo delle operazioni, e nel frattempo che quindi la richiesta è stata presa in carico, quindi la persona non fa refresh, non prova a riaggiungerla perché vede che qualcosa è cambiato, ma dà il tempo al server di rispondere e di fare le operazioni. Questo ovviamente è essenziale se il server è lento a rispondere. Se il server risponde in un millisecondo, non vedremo mai questo temp, esattamente come non vedevamo prima quella pagina. La domanda non esiste perché era talmente veloce che vedevamo direttamente il componente fatto. Una domanda, in alternativa a mostrarlo aggiungendo allo stato e poi potremmo mostrare anche qui una pagina di caricamento di qualche istante? Sì, in alternativa si potrebbe stare in una fase di waiting. Dipende da cosa stai facendo. Se stai aggiungendo, può aver senso magari stare nel form. Se stai tipo cancellando, non hai un form su quest'area, quindi può esserci una cancellazione in corso, oppure evidenziare la riga che stai cancellando, disabilitare il bottone di cancellazione in modo che non lo reprima. Qualche strategia per comunicare che ci si sta lavorando comunque. Sì. Ok, e queste slide poi chiudono con delle regole degli hook che saltiamo, sono cose particolari, dovete dargli un'occhiata. E solo due cose da tenere in considerazione, queste valgono per tutti gli hook. E gli hook vanno chiamati solo al top level di una funzione React, mai dentro un loop, una condizione o una funzione innestata dentro un'altra, e questo in parte l'abbiamo sempre fatto, ma giusto per finalizzarlo. E hook di React, incredibilmente, possono essere chiamati solo da funzioni React. Quindi non chiamate gli hook da funzioni che non siano React, ma solo da funzioni che siano React. E queste sono le due regole basilari. E con ciò possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo con l'esercizio subito dopo.